Buongiorno e bentornati sul mio canale. Anche oggi un video un po' diverso, non è una ricetta, ma è un video informativo, un tutorial informativo in cui volevo approfondire alcuni argomenti che nel video precedente non ho trattato, sempre parlando di lievito madre senza glutine. Nell'altro video avevo parlato un po' di quello che riguardano i rinfreschi, in creazione, poi per il mantenimento, cos'è l'esubero, insomma, come utilizzare il frigo e quando poter utilizzare il frigo con il lievito madre. Quindi ho dato delle informazioni abbastanza generiche per l'inizio. Con questo video invece volevo dare qualche informazione in più per quanto riguarda delle eventuali problematiche che potremmo riscontrare nel nostro lievito madre senza glutine. Innanzitutto succede che il nostro lievito madre possa essere un po' indebolito, destabilizzato. Questo capita ad esempio per il cambio stagione, oppure perché il nostro lievito madre è comunque ancora troppo giovane e quindi non è ancora così stabile e maturo da poter mantenere e essere gestito facilmente, magari nel lungo periodo. Quando il nostro lievito madre è leggermente acido, perché magari è stato rinfrescato da un po' di giorni, è stato magari abbandonato per qualche giorno di impossibilità o perché ci si è assentati magari per una piccola vacanza, ecco, questa acidità si può correggere nel nostro lievito madre semplicemente tenendolo a temperatura ambiente per qualche giorno e facendo che cosa? Dei rinfreschi ravvicinati. Che cosa vuol dire? Io farò anche solo di una piccola quantità il rinfresco, quindi facendo sempre le mie proporzioni di rinfresco, lievito madre, farina e acqua. Fatto questo, lascerò a temperatura ambiente il mio lievito madre e lo farò crescere e raddoppiare. Nel momento in cui il mio lievito madre sarà raddoppiato, ben raddoppiato, eventualmente anche andato leggermente oltre non è un problema, ma comunque deve essere raddoppiato, procederò a un successivo rinfresco senza aspettare eventualmente il giorno successivo. Potrebbe capitare di dover fare due rinfreschi in un giorno e va benissimo. Cioè, questi rinfreschi ravvicinati servono proprio per dare una spinta in più al nostro lievito madre. Per cui io cosa faccio? Faccio il rinfresco, lo faccio raddoppiare, faccio un nuovo rinfresco, lo lascio raddoppiare e il giorno successivo faccio la stessa operazione. Per cui magari faccio 2 o 3 giorni a fare un paio di rinfreschi al giorno. Questi rinfreschi ravvicinati andranno a dare proprio questa spinta maggiore al nostro lievito, che quindi dovrebbe stabilizzarsi e quindi avere una crescita un po' più costante. Quando va utilizzato? Quando si sarà di nuovo stabilizzato? Perché se noi utilizziamo per le nostre ricette un lievito madre che è acido, questa acidità andrà ceduta poi alla nostra ricetta. Rischieremo che non abbia né la forza per far lievitare l'impasto e poi rischieremo di buttare via degli ingredienti inutilmente, perché se il nostro lievito è acido, otterremo delle ricette che poi avranno questa acidità e che quindi non saranno piacevoli al palato. Per cui, se dovesse capitare una situazione del genere, io vi consiglio dei rinfreschi ravvicinati. Nel momento in cui questi rinfreschi ravvicinati non fossero, diciamo, sufficienti, c'è un'altra metodologia, perché siccome stiamo parlando di un Licoli, se il nostro Licoli è debole o comunque poco attivo, quindi sì, cresce ma non raddoppia bene, non mi raggiunge bene proprio il raddoppio, oppure è molto più lento del solito a raddoppiare. Ecco, noi possiamo fare degli pseudo rinfreschi e vi spiego subito di che cosa si tratta. Uno pseudo rinfresco è quando noi andiamo a utilizzare un certo quantitativo di lievito madre, ma andremo a nutrirlo un pochino meno, andremo un po' ad affamarlo, per dire un po' in parole un po' più semplici. Quindi se io ad esempio prendo, che ne so, 100 grammi di lievito madre, andrò a rinfrescarlo ad esempio con 50 grammi di farina e 50 grammi di acqua. Eventualmente se l'idratazione è diversa andrete a ridurre quello che è l'idratazione dell'acqua, quindi magari 40 grammi di acqua, però per farvi capire una quantità di lievito maggiore rispetto a quelle che noi utilizziamo per fare il rinfresco. In questo modo praticamente aumenteranno i batteri e i lieviti rispetto a quelli della farina,
e il nostro lievito cercherà di riattivarsi perché è proprio affamato e quindi andremo a fare un'operazione un po' inversa a quello che si farebbe di solito, quindi di nutrirlo per farlo crescere, andremo proprio ad affamarlo, dandogli meno nutrimento. Questo si può fare per qualche volta, oppure ad esempio si possono fare gli pseudorinfreschi oltre che per un lievito debole, anche se magari lo utilizziamo abbastanza spesso, quindi abbiamo bisogno magari di fare un rinfresco veloce perché lo abbiamo rinfrescato il giorno prima, 2 giorni prima, ma ne abbiamo bisogno ancora, facciamo un rinfresco che quindi potrà essere utilizzato per la ricetta in maniera un po' più veloce. Questo però si impara un po' con l'esperienza. Io lo pseudorinfresco ve lo consiglio soprattutto quando il lievito è debole e non in modo continuativo, ma proprio per qualche giorno per riattivarlo e tenendolo a temperatura ambiente. Dopodiché procederemo con i soliti rinfreschi che facciamo con le solite proporzioni e mantenendolo in frigo. Questo è proprio un rinfresco particolare in casi particolari. Ecco, questo tipo di rinfreschi possono essere magari d'aiuto anche una volta che, non so, ci si è proprio assentati per una vacanza e quindi il nostro lievito che riprendiamo è un pochino indebolito perché è rimasto lì. Non è detto, se la vacanza è breve, si può tranquillamente tornare ai rinfreschi normalissimi senza problemi. A me è capitato di mancare anche 10 giorni, poi sono tornata a rinfrescare il mio lievito. E si è comportato benissimo, senza nessun tipo di problemi. Però chiaramente se un lievito è giovane o magari non è sufficientemente forte o è stato abbandonato per un tempo un po' più lungo, magari avrà bisogno di qualche coccola in più. Io generalmente in quel caso preferisco fare i rinfreschi consecutivi, quindi ravvicinati, quelli che vi dicevo prima. Quindi rinfresco, raddoppio per un paio di giorni almeno. Parlando di vacanze, mi viene in mente una cosa. Ecco, se dovete assentarvi per una vacanza, ci sono due possibilità. Si può eventualmente fare un paio di rinfreschi consecutivi, quindi, come vi dicevo prima, rinfresco, faccio raddoppiare, rinfresco, e con l'ultimo rinfresco mettere subito in frigorifero. In questo modo, il nostro lievito andrà a rallentare la crescita e quindi noi torneremo che non sarà collassato eccessivamente e quindi non si sarà inacidito. Oppure quello che si può fare è eventualmente fare un rinfresco con un maggior quantitativo di acqua e di farina, quindi come se fosse un rinfresco al doppio. Per cui ad esempio io vado a rinfrescare 50 grammi di lievito madre con 100 grammi di farina e 100 grammi di acqua. Io vi faccio queste quantità che sono però davvero eccessive perché se lo dovete abbandonare basta per esempio 30 grammi di lievito madre, 60 grammi di farina e 60 di acqua. Ecco, è per darvi un'idea delle proporzioni. Quindi andremo a raddoppiare la quantità di acqua e farina rispetto al lievito, quindi daremo più cibo al nostro lievito che avrà quindi il tempo di mangiarlo e consumarlo e distribuirlo in più giorni, i giorni della nostra assenza. Chiaramente avrà quindi più autonomia in frigorifero e quando torneremo avremo la possibilità di rinfrescare normalmente o eventualmente fare comunque qualche rinfresco di ravvicinato, di rinforzo, se vedremo che la situazione sarà più problematica e quindi se saremo magari stati assenti un po' di tempo in più. Come vi dicevo prima, quindi anche in questo caso, se vediamo che non raddoppia una volta che lo abbiamo tralasciato per qualche giorno, per qualche tempo, faremo dei rinfreschi consecutivi. I rinfreschi consecutivi io vi consiglio sempre di farli proprio a temperatura ambiente, in modo da poter osservare meglio la crescita del nostro lievito, perché se lo mettiamo in frigo, chiaramente il frigo lo rallenta e non ci renderemo conto di quanto tempo impiegherà per raddoppiare. Per cui quando facciamo questi trattamenti coccola o questi trattamenti intensivi, io vi consiglio di farli proprio a temperatura ambiente. Per cui il rinfresco, l'attesa del raddoppio, in modo che possiamo osservare con il nostro elastichino in quanto tempo il nostro lievito raddoppia effettivamente, un nuovo rinfresco e andiamo così avanti fin quando vediamo che si ristabilizza. Perché in base chiaramente alle condizioni potrebbero volerci 2 giorni, 3 giorni o magari anche una settimana.
Questo dipenderà da tanti fattori, perché come vi ripeto sempre con il lievito madre, nulla è così categorico, bisogna proprio guardare la situazione, bisogna proprio imparare a osservare il nostro lievito madre, così come bisogna imparare a osservare i nostri impasti per capire quando sono pronti e quando quindi possiamo procedere. Diciamo che queste sono un po' le situazioni particolari a cui dobbiamo un po' far fronte. Per la gestione del nostro lievito madre. Se il lievito madre viene gestito bene, non avrà problematiche e quindi non dovrete ricorrere a stratagemmi particolari per poterlo far tornare in salute. Però questi potrebbero essere dei piccoli trucchetti utili per chi magari ha qualche difficoltà in più. Detto questo, ho fatto questo video un po' veloce su qualche approfondimento, ma come vi dico sempre, se avete domande fatemele nei commenti. Se avete voglia, venitemi a seguire anche sui miei profili Instagram e Facebook, perché lì qualche volta do qualche chicca veloce anche solo nelle storie, oppure metto, come dico spesso, dei box dove potete farmi delle domande specifiche e lì riesco a rispondervi abbastanza immediatamente. Perché chiaramente è più immediata la mia presenza su questi social. Come vi dico sempre, poi attivate la campanella per seguirmi su questo canale e non perdere nessuna delle mie ricette e dei miei tutorial. E come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Ci vediamo al prossimo video.